Gianni Colacione per Libri TV, 21 gennaio 2017, nello studio di Mauro Mellini. In questo studio dove abbiamo fatto le ultime, diciamo, puntate di queste conversazioni incentrate sul referendum, oggi insomma si respira ancora un'aria di festeggiamenti per la vittoria del no. Ovviamente in senso lato, la prendiamo un po' in modo scherzoso, abbiamo sentito più di una volta Mauro appunto argomentare tutte le motivazioni tecniche e giuridiche anche per il no. Sentiremo la sua compensa appunto di come è andato questo referendum, del primo, diciamo, della prima conseguenza in qualche modo politica, che è stato l'avvicendamento al governo di Gentiloni rispetto a Renzi, di questo nuovo governo, e poi insomma un occhio ovviamente anche alla non conseguenza, la chiama Mauro. E poi ovviamente un occhio anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, che non vedrà presente la NM. Parliamo con Mauro Mellini oggi, sentiamo cosa ci dice. L'esito del referendum è stato particolarmente netto, al di là delle previsioni di chi faceva i calcoli con nuovi sondaggi d'opinione. La vittoria del no è stata schiacciante, l'abbiamo inteso per la prima volta Renzi dire che aveva sbagliato tutto, anche se ha tenuto a non dire quello che aveva promesso di fare, cioè di andarsene a casa in caso di sconfitta. Naturalmente qualcuno ha detto che in fondo la vittoria è stata schiacciante, ma la mancanza di un'alternativa alla resa sterile. Io non credo che la vittoria sia stata sterile, perché la vittoria del no era la vittoria contro una deriva autoritaria che in effetti è stata bloccata. È chiaro che nella storia non ci sono mai eventi che risolutivi in senso risolutivi di alcune situazioni, ma non è che cessano i contrasti, cessano i confronti e addirittura si arresta il corso della storia. La debolezza della nostra democrazia è quella che è, e la debolezza della classe politica si è manifestata chiaramente in questo referendum, perché il referendum è stata la vittoria della gente contro la classe politica, perché la classe politica da una parte si è espressa nel tentativo autoritario di Renzi e dall'altra non ha saputo adeguatamente contrapporsi a questo tentativo. Singolare, particolare, è stata la deficienza della centrodestra, per il quale il referendum poteva essere l'occasione per un ritorno e per il superamento di una crisi che è conseguenza di un colpo di Stato, non ci dimentichiamo, si può essere favorevoli o non favorevoli e riconoscere nel centrodestra limiti che sono in tutta evidenza, si può essere berlusconiani o anti-berlusconiani. Io direi che non si può essere berlusconiani e non si può non riconoscere che Berlusconi ha svolto un ruolo anche positivo e per un numero di anni. Lo scatenamento contro di lui di tutto un certo apparato, di certi interessi contro Berlusconi,
dice chiaramente che in fondo questo ruolo lo ha svolto. Poteva essere l'occasione per risollevare la sua posizione dalla sconfitta che gli era stata inflitta non dalla sinistra ma dal partito dei magistrati. Berlusconi è rimasto con un piede di qua, uno di là, la sua posizione è estremamente tepida sul referendum e a mio avviso nel periodo in quello che ha fatto seguito al referendum lo è stato ancora di più. Tu prima mi dicevi i festeggiamenti, ma qui non c'è poco da festeggiare, c'è da prendere atto, da compiacersi che questo tentativo, questa deriva autoritaria è stata sconfitta. Il governo di nuovo non è nuovo, ma è il vecchio governo che ha arrestato scandalosamente il governo Gentiloni a tener caldo il posto a un Renzi certamente dimezzato. Oggi questo governo si regge sulle sue malefatte. Infatti non si vota perché non c'è la legge elettorale. Non c'è la legge elettorale perché questo governo non ha fatto una scandalosa che è sotto il giudizio della Corte Costituzionale. Perché questo governo è un governo che è con una maggioranza eletta con una legge incostituzionale che resta a presidiare il risultato di una manomissione della democrazia esercitata con una legge elettorale incostituzionale. Quindi non lo so, più di questo non c'è da dire. Quindi un governo che oggi invece che sul quanto di positivo possa una forza politica aver fatto, si regge su quanto di negativo ha fatto, quindi io direi che c'è poco da stare allegri. E accennavi prima alla questione della magistratura. Aspetta un attimo, prima di arrivare a quello, volevo farti qualche obiezione, tanto per fare l'avvocato del diavolo, poi a caso di un avvocato è tutto dire, è anche laico. Allora, tu hai detto Berlusconi è rimasto tiepido, ma forse perché ha una memoria e anche un minimo di diciamo onestà intellettuale di ricordare che parte di quelle cose che sono state bocciate lui stesso con Renzi le ha elaborate, anche la riforma elettorale. Non c'è ombra di dubbio. Perché alcuni dalla sua parte pare che l'abbiano dimenticato. Era l'occasione per poter contestare al paese di dire che per non andare in galera l'affidamento in prova non era stato fatto su quello siamo d'accordo, su quello siamo era d'accordo. Stato fatto certo. Al Nazareno certo. Vai a chiedere mercé al centro-sinistra e non ti mandiamo in galera perché questo è la democrazia del questo paese. L'abbiamo detto più di una volta, ecco, un'altra cosa gli volevo chiedere, quindi se è così però era l'occasione per poter denunciare questa cosa, denunciare questo fatto. Avere invece voluto mantenere una linea che tenga presente anche questa corresponsabilità, e non avere significa non volere dare atto al paese di essere stato oggetto, lui ma anche il paese, anche la gente, anche gli elettori, di una manomissione della democrazia da parte del partito dei magistrati, Renzi, la maggioranza e quant'altro. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, allora io da questo ho sentito spesso dire che questo no era un no contro Renzi, un no contro la riforma elettorale, un no contro questo tipo di governo, insomma ognuno diceva che era il no verso qualcosa. Però aspetta, ora ti faccio la domanda, poi ti lascio. Allora, molti si sono lamentati della continuità di questo governo.
Allora, io ti chiedo, ma da un punto di vista istituzionale, sarebbe stato corretto, data la maggioranza che persiste, un completo cambiamento, una discontinuità, senza elezioni che non si possono avere? Era una dimissione in ritardo di quello che doveva essere il governo che aveva fatto la legge elettorale, no? E quindi non è che era incostituzionale, a parte il fatto che... istituzionalmente le dimissioni di un governo non sono mai incostituzionali. La situazione è quello che è, e come dico, questo governo si regge sul fatto che le ha fatto tanto grosse questo governo quando aveva l'etichetta Renzi, adesso c'ha l'etichetta Gentiloni. Quindi non... Qualcosa tu hai scritto sul passaggio di Alfano dagli interni agli esteri? Io ho scritto una cosa probabilmente un po' cattiva, probabilmente ha cambiato mestiere la moglie, si occupava prima di certi affari, adesso si occupa di altri, ma certamente Alfano è stato declassato, perché non è vero che io non so chi, questa promozione, quale promozione? Io, oggi il governo, il Ministero degli Esteri conta meno di quanto contasse una volta, perché lo stesso Presidente del Consiglio fa le funzioni del Ministro degli Esteri. Il Ministro degli Esteri è in fondo un po' il capo di gabinetto del Presidente del Consiglio in quanto tratta questioni relative alla Comunità Europea, eccetera, eccetera. E mentre il Ministro dell'Interno è il primo dei ministri di un governo, e direi di più che un governo, un uomo come Alfano che tiene in piedi una baracchetta politica molto siciliana, molto clientelare e molto fondata per esempio sulla mano che lui ha dato alla nuova mafia della Confindustria siciliana, no? Sciogliendo i comuni in cui si faceva la raccolta differenziata, per dirne una, e quindi stando dalla parte, sostanzialmente, dalla parte dell'attuale incredibile governo regionale siciliano, che è quasi peggiore di quello Renzi. Però da ministro degli esteri lo poteva fare molto più agevolmente, adesso conta molto meno, adesso non conta più niente, e non so se sulla sua diciamo così struttura clientelare ci sia. Non oso pensare le tue idee quali possono essere sulla persistenza della Boschi in questo governo, quanto evidenza, con un compito che oggi è di sottosegretaria, ma è il primo dei sottosegretari e con una funzione che è sempre stata affidata a personaggi politici di grande rilievo. Non parliamo di Andreotti, sottosegretario ai rapporti con il governo De Gasperi, insomma, no? Segretario del Consiglio dei Ministri. Passiamo appunto al Partito dei Magistrati, che è il nostro cavallo di battaglia in qualche modo in queste puntate. È avvenuto probabilmente quello che il Partito dei Magistrati, che pure sta dimostrando di avere delle crepe, non aveva all'epoca di Berlusconi, in cui la lotta era totalmente schierata contro Berlusconi, e con Renzi c'è stata una vascheggia impazzita palermitana su posizioni anarcoidi che meglio non
discuterne perché è una cosa veramente deprimente. È noto il fatto che nella Costituzione del suo governo Renzi aveva presentato al Quirinale il nome di Gratteri come ministro della giustizia. Gratteri è uno dei magistrati più estremisti del partito dei magistrati. Ho qualche difficoltà a trovare un termine non adatto, un termine spendibile, diciamo così, perché è un uomo, c'è tutta una sua teorizzazione, vede dappertutto la massomafia, la classe politica in mano ai mafiosi, l'andrangheta che domina il mondo, eccetera, eccetera. E non è che siano, abbia avuto a che fare con fenomeni criminali di poco conto, ma c'è un atteggiamento suo, come gli altri magistrati, e lui è sicuramente un esponente dell'oltranzismo. Napolitano si è opposto, non lo so perché Napolitano non è certamente un garantista, è uno degli uomini più delle sedi tra i tanti che ce ne abbiamo avuti, ma lui si è opposto e c'è stata una cosa che è durata una giornata. E dopodiché il risultato è stato quello di nominare il ministro della giustizia un uomo niente, qual è Orlando, il quale è capace di fare ministro della giustizia come io sono capace di fare il direttore della NASA e dei programmi astronautici. E però Gratteri è rientrato via Renula con una funzione di incaricato della riforma. Ha redatto una riforma che è stata tenuta nel cassetto, scandalosa, perché per dirne una, c'è una proposta di riformare l'articolo 416 ter, quello sul voto di scambio, che già per se stesso è una delle cavolate dell'antimafia, farlo diventare un reato che si commette accettando i voti, che poi i voti si accettano, i voti li accetta la cassetta dove si vota, accettando i voti di appartenenti, non dell'organizzazione, ma di appartenenti all'organizzazione, i quali se votano sono elettori, e se sono elettori i voti non è che si dice no, scusi, il voto suo non lo voglio. Con un aumento della pena che il minimo di 10 anni. Ora, se si approvasse una norma di questo genere, qualunque uomo politico, certo, tizio ti ha votato, hai accettato il voto, ma io non lo sapevo. Ah, non lo sapevi, lo sapevi, lo sapevi. 10 anni di ricordo. Tutti gli uomini politici sarebbero nelle mani dei magistrati, dei pentiti, dei gratteri, Che poi, scusa, ma Mauro, Matteo, ma stando che il voto è segreto, come si potrebbe accertare penalmente? No, è una cosa. Sì, sì, ma perché? Così. Vabbè, andiamo a questo. Ecco. È chiaro che la magistratura nel suo complesso oggi ha delle crepe che non aveva prima. C'è una parte della magistratura al quale va, l'altra parte che non lo segue. Abbiamo la scheggia impazzita palermitana, ma abbiamo pure quella calabrese, e ovunque in Italia ci sono queste punte, e poi ci sono i magistrati, una volta c'era la Madonna Pellegrina, quando c'erano le elezioni, c'era la Madonna che veniva portata con un camion in giro per le campagne dai assegnatari dei poteri della riforma agraria. E adesso ci sono i magistrati pellegrini che vanno in giro per l'Italia a
collezionare magari cittadinanze onorarie, come fa Di Matteo. Poi dicono che i reati vanno in prescrizione perché la prescrizione è troppo breve, è jugulatoria, eccetera. Se lavorassero, invece di andare in giro a fare conferenze eversive, perché si tratta di eversione, quando chi rappresenta lo Stato non si attiene a certe regole, siamo alla eversione. Nel suo complesso è vero che probabilmente Renzi aveva promesso, aveva tenuto nel cassetto questa riforma, questo progetto di riforma, redatto nei primi mesi del governo Renzi. Era stato già consegnato, è rimasto chiuso nei cassetti. Io ce l'ho la copia, ho scritto qualche cosa, ci sarebbe da scrivere volumi, ma basta quello che ho scritto, secondo me basterebbe. E non se n'è fatto niente. Perché? Perché probabilmente ha capito che proprio il suo tentativo di sostituirsi a Berlusconi, invadere il campo dei cosiddetti moderati, espressione che mi fa venire la pelle d'oca, da parte di Renzi, tirar fuori questi progetti di questo tipo l'avrebbe fatto perdere voti per il referendum. Sì, è venuto il governo e Davigo che cosa dice? Ma voi siete la continuazione. È vero che quello ha perso il referendum, però il governo è rimasto con un altro e voi vi presentate con una continuità che comporta anche continuità negli impegni. E venuti fuori questioni di cassetta, l'età pensionabile, cosa che da una parte l'associazione magistrati non dovrebbe andare oltre per occuparsi di queste cose, ma senza dare a queste cose significati apocalittici e sostanzialmente eversivi come quelli di non andare a partecipare all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Io mi tiro fuori dal meccanismo della giustizia, mi tiro fuori dai contatti con gli altri organi dello Stato, mi tiro fuori dalla presenza del Presidente della Repubblica perché non sono stato accontentato con gli accordi fatti con Renzi. Ora è una delle bruttissime pagine. La giustizia italiana va sempre peggio, è inutile che vengano a raccontare che siamo più vicini ai termini europei. Certo, in che senso? Forse è diminuito il numero un po' di cause pendenti perché la gente comincia a non farle più, perché cause penali che vengono decise tirando a sorte, non lo so come, un bilancio qualitativo della giustizia non lo fa e non si può fare, perché il Parlamento non ha mai osato dire che la giustizia italiana è uno schifo, che dei magistrati sono dei somari, che ci sono sentenze che assurde, ogni tanto vengono fuori dei fatti che passano sulla stampa se hanno un carattere un po' boccacesco magari. Il magistrato che è l'amante di una certa signora e fa l'ordine di cattura nei confronti del marito perché gli dà fastidio, abbiamo letto l'altro giorno, sono cose. Però mentre se fosse stato un deputato ci sarebbero stati i nomi
grosse così sui titoli dei giornali, dato che era un magistrato, si parla di un magistrato ma non si fa il nome, perché del magistrato si rispetta la privacy. La privacy ce l'hanno i magistrati, ma i cittadini qualsiasi non ce l'hanno. Questo è il risultato di fatto. C'è questa iniziativa da parte dei miei amici, in particolare del mio amico, il vecchio compagno di battaglie, Patrizio Rovelli, valoroso avvocato di Cagliari, che sta mettendo in piedi questo osservatorio per la giustizia, perché vi sia un luogo in cui vengano registrate i fatti e l'andamento della giustizia, a parte le riviste di giurisprudenza. Le riviste di giurisprudenza sono le motivazioni. Il mio maestro, i miei primi impassi nella professione, Carlo Manes, mi diceva: figlio mio, ricordati che in Italia per andare in galera non c'è bisogno di un motivo, ci vuole una motivazione. Quindi la motivazione come antitesi del motivo. Abbiamo una serie di fatti, situazioni, tutt'altro che allegre, no? Motivi per i quali ci dobbiamo battere. Io adesso sto facendo, cioè, l'editore Bonfillaro ha voluto fare la riedizione di alcuni miei libri, e uno di questi, Nelle mani dei pentiti, è del 1999, anche prima. Purtroppo sono passati gli anni, la situazione non solo non è migliorata, ma è peggiorata, e c'è un'attualità che è sconcertante. Ecco. Però l'attualità delle situazioni significa che ci deve essere anche un'attualità della nostra risposta, di fare quello che possiamo. Sono arrivato a un'età in cui parlare di battaglie e di lotte può apparire un po' ridicolo, ma ne parlo anche a nome di quegli amici e di quel mondo a cui ancora appartengo e a cui appartengono altre persone, che spero che non dimenticheranno certi indirizzi per i quali abbiamo insieme e continueremo insieme a combattere. E questa è la giustizia, ritorna ad essere in mezzo a uno sconcerto, ci sono degli imbecilli che fanno la marcia per lo Stato di diritto, che non sanno che diavolo sia lo Stato di diritto, e chi altro che lo Stato di diritto, che non sanno che cosa in concreto si sta facendo. Si fa e dopodiché si battono le mani a un uomo come Orlando perché va al congresso a Rebibbia. Insomma, non è qui stato, bisogna essere seri e capire qualche cosa di questo genere non disprezzare e diffidare di chi capisce qualche cosa, perché per muoversi e per portare avanti le battaglie bisogna capire, non bisogna soltanto farle per sentito dire. Grazie. Grazie a Mauro Mellini.